Ciao amici del MyLab, oggi parliamo di pillole dimagranti. Ma prima di cominciare l'argomento di questo video, vorrei che tu mi aiutassi a condividere queste informazioni condividendo il video con tutti i tuoi amici di Facebook, Instagram, di YouTube, mandalo via con WhatsApp, con un piccione viaggiatore, insomma, diffondi per favore questo video con chi conosci anche tu, d'accordo? Scommetto che anche tu hai visto un sacco di queste pubblicità truffaldine che ci promettono di riuscire a dimagrire senza fare un cavolo. Dimagrisci velocemente senza fare esercizio fisico. Elimina il grasso in eccesso mangiando tutto quello che vuoi. Sono diventata bella, magra e gnocca senza fare nessuno sforzo, grazie a una pillola magica. Addirittura questa è la dieta della zuppa, che ti trasforma da una persona molto grassa o obesa a una bellissima palestrata che si fa le foto su Instagram. Sì, lo sappiamo tutti che sono delle mezze truffe, però ragazzi, ci caschiamo. Sono allettanti, ci illudono, danno la sensazione di essere vere e noi vorremmo che fossero vere. Perché quando ti metti a dimagrire o a fare una dieta sana, ti accorgi che i risultati sono lunghi a venire e sei un po' confuso o confusa su quello che veramente devi fare. Starò mangiando veramente quello che fa bene a me? Se vado avanti così mi rovinerò la salute? Davvero perderò qualche chilo o questi anelli intorno alla panza e ai fianchi mi resteranno per sempre? Noi abbiamo già parlato di quali sono le soluzioni al dimagrimento e ne abbiamo parlato intervistando i nostri dottori in maniera che ci dessero lumi, ci facessero capire in questa mare di confusione qual è una soluzione sensata. L'abbiamo chiamato così colloquialmente dimagrimento 1-2-3 perché per dimagrire ci vogliono almeno tre passaggi. I tre passaggi sono che devi eliminare lo zucchero o gli eccessi di zucchero e carboidrati perché sennò questo ti porta a scompensi, squilibri ormonali e bramosia di cibo poco salutare che ti impediranno di fare qualsiasi dieta. Ma questo non basta da solo a dimagrire, devi mettere a posto anche il metabolismo, nel senso che se hai una carenza di vitamine o di certi minerali, il metabolismo, che normalmente funziona ma è un po' impigrito e gli mancano le materie prime come le vitamine, non riuscirà a metabolizzare i grassi e a far sì che questo grasso venga smaltito, bruciato e consumato quando tu farai esercizio. Terzo e ultimo passaggio è che devi consumare di più di quello che mangi e quindi questo impone che tu faccia dell'esercizio fisico, non è detto che sia estremo, ma devi farne, i sedentari non dimagriranno mai, punto, questo è il fatto, e devi mangiare la quantità giusta di calorie. Chi fa il digiuno totale non dimagrirà granché, quindi purtroppo gli eccessi qui non ci sono. Di solito le persone cominciano dal 3 ma falliscono, perché si mettono a fare esercizio e una dieta ferrea, ma non avendo risolto la bramosia di zucchero, poi finiscono per rimpinzarsi di Nutella tre volte alla settimana. Oppure non avendo sistemato il metabolismo e avendo carenze terribili di vitamine, mangiando meno ne creano ancora di più e facendo molto sport ne creano molto di più, perché il corpo brucia di più quando abbiamo un'attività sportiva un po' più intensa. Ed ecco che in mezzo a tutto questo marasma, le persone che ti facevano la pubblicità davanti agli occhi ti dicevano che esistono pillole magiche. Ce ne sono di diversi tipi. Ci sono le termogeniche. Quando tu leggi queste cose, ti immagini che il tuo corpo brucia a 70 gradi e si scioglie il grasso. Purtroppo non sono altro che contenenti caffeina in quantità mostruosa. Basterebbe prendere 7-8 caffè se proprio vuoi caffeina, giusto? Ma in realtà se te la chiamano termogenica fa più figo, possono vendertela a 50 euro invece che ai normali 4 euro di un caffè che prendi al bar, 4 euro per 4 caffè. Ed ecco che però il tuo corpo viene completamente sbilanciato dal punto di vista ormonale, perché guardate che il caffè a me piace, può essere usato, non ne sto parlando male, ma un eccesso di caffeina ti squilibra gli ormoni e quelli, cioè il fatto che i tuoi ormoni siano a livello, siano in equilibrio, serve per dimagrire.
Poi ci sono le bruciagrassi e anche qua ci immaginiamo delle pillole che introducono degli omini che con laser bruciano il grasso da dentro. Sono tutte belle immagini, immagini colorite, immagini, come dire, vivide, ma non corrispondono al vero. Non c'è niente che bruci i grassi. Il tuo corpo li brucia se tu fai movimento. Poi ci sono i chetoni, perché la gente sa che c'è la dieta chetogenica, una dieta abbastanza difficile da mantenere, ma che è efficiente dal punto di vista del dimagrimento, e allora basta buttarci dentro i chetoni, no? Eh no, i chetoni hanno un senso quando tu sei già in chetosi e li introduci ancora più chetoni dall'esterno, e questo aiuta il corpo ad andare in una certa situazione, non per forza dimagrante, ma la gente si confonde, ti mangi un pasticcino, poi prendi i chetoni, tu non andrai mai in chetosi e la dieta chetogenica non la stai facendo. Un altro inganno della pubblicità. E poi ci sono erbe esotiche, ce ne sono una dietro l'altra, ne vengono fuori di moda una o due all'anno. Ma sai perché ne vengono fuori una o due all'anno? Perché si stanno passando in rassegna le varie erbe. Quasi tutte le erbe hanno una proprietà benefica, sono parte della natura, hanno dei principi per i quali siamo costruiti anche noi come corpo, ma dopo la gente si accorge che questa roba qua, un colpo e via, una sola cosa che devi fare per dimagrire, non funziona. E quindi cos'è? Cambiano erba e gli raccontano la balla dell'anno successivo. Poi prendi un altro fallimento e insomma, ho paura che ci sei passato anche te, vero, in mezzo a tutto questo marasma di dati falsi. Non è colpa tua, è che fanno leva sulla nostra psicologia, fanno leva sul nostro desiderio di stare in forma, di dimagrire, di avere anche un bell'aspetto. Insomma, non c'è niente di male ad apparire belli e in forma, oltre che essere veramente in salute. Il problema è che fanno leva su questa nostra volontà e ci fanno fare degli errori. E allora ecco che passi da una dieta all'altra, da un chetone all'altro, da un'erbetta all'altra, spendi un sacco di soldi, poi gli amici ti prendono anche in giro e hanno ragione perché sei caduto in una trappola da allocco. Come la mettiamo su questa cosa qua? Beh, prima di tutto sarebbe da mettere in galera un pochino di questi truffatori. Le vedi queste pubblicità dove c'è una serie infinita di persone che ne parlano bene e sembrano profili social, poi ci clicchi sopra, non c'è niente, non portano da nessuna parte, portano solo alla pagina di acquisto. Molto spesso queste aziende vendono al di fuori della legge. Questa è una cosa che ti stupirà e approfondirò in un altro video. Ci sono posti del mondo che non hanno una legge che riguarda gli integratori, che riguarda gli alimenti. Ci sono aziende che vengono da paesi esotici o da San Marino o da posti che non hanno un vero ministero della sanità, che quindi violano le norme italiane. Loro vendono in Italia online però e quindi non vengono ancora scoperti. Quindi sarebbe da mettere un pochino di ordine su questo soggetto, perché c'è un modo di produrre bene le cose. E io sono un sostenitore delle vitamine e degli integratori quando fatti per quel motivo che ti ho detto prima, cioè colmare le carenze nutrizionali e fare andare il metabolismo a 1000. Però anche là devi vedere cos'è che serve a te. Non è che c'è la pillola uguale per tutti. Io sono carente mediamente di vitamina C, mia moglie è carente di magnesio e le cose devono essere fatte diversamente per me e per lei. Quindi un po' di pulizia ci vorrebbe nel settore alimentare, prima cosa. In realtà mi viene in mente adesso, mentre ti parlo, che una pillola magica per dimagrire esiste. Eccola là, anche Loris si mette a fare il truffatore e a vendere le pillole magiche. No, no, questa pillola esiste e sai come si chiama? Si chiama attività sportiva. Ma quando dico questa cosa perdo un sacco dei miei fans. Perché? Perché in realtà un sacco di voi sono dei pigroni terribili e non c'è modo di dimagrire granché o di stare sani se non si fa un po' di attività fisica. Attenzione, non sto parlando di diventare tutti triatleti e fare sport particolari. Attività fisica parte dalle passeggiate a qualcosina di più. Insomma, questo corpo qua fino ai 20-30 anni andava avanti da solo anche se lo maltrattavi a forza di zucchero, patatine, tutte quelle stupidaggini là. Se ti sei accorto come funziona dopo i 40 anni, amico mio, amica mia, hai visto che è cambiato tutto. Gli ormoni non sono più come prima e quegli errori che una volta ti costavano 2-3 settimane, un mese in cui ti trattenevi un po' e tornavi in linea, adesso non li rimedi più. L'attività fisica è veramente un toccasana, non solo per dimagrire e mantenere il peso,
ma anche perché così hai benefici enormi di altro tipo. E abbiamo parlato molto, faremo anche delle rubriche per scegliere ognuno il proprio sport. È veramente una cosa utile e necessaria. Ti consiglio di seguirci. Per concludere, la soluzione a tutte queste cose è sì dimagrire, ma devi farlo con la salute. Ecco perché ho messo in piedi insieme ai miei soci una linea che ti può rispondere per darti dei consigli su come puoi trovare l'alimentazione personalizzata e come puoi risolvere i tuoi disturbi, che vadano dal sovrappeso, la stanchezza e i disturbi intestinali che in questo periodo vanno per la maggiore, purtroppo. Questa telefonata che puoi fare, che poi devi prenotarla, è gratuita e non c'è nessun impegno. Tu chiama, hai un'equipe che ti risponde e lì ti sapranno dare delle indicazioni su qual è la cosa migliore per te. Ovviamente, per sapere cosa è migliore per te, ci vorranno eventualmente delle analisi, dei dati, delle informazioni. Quindi ti esorto a entrare in contatto con noi, perché abbiamo avuto molte soddisfazioni parlando con le persone che ci hanno chiamato e moltissimi di loro hanno trovato un sacco di soluzioni davvero. Ti ringrazio e ti do appuntamento al prossimo video.